Tornati con il mago Umpa 3000, che vi avevamo messo in questa sesta parte del walkthrough dedicato a Spyro the Dragon. Ok, finiamo il primo livello del secondo mondo, Dry Canyon. Ok, ora ce la vediamo con questi avvoltoi. Eccolo, e questa è per la prima volta possiamo vedere una gemma viola, che vale 25. Si tratta della gemma che abbiamo trovato dopo aver ucciso quel... Ricordate quando abbiamo sparato la ventola su quello gnorca apicoltore? Ha lasciato quella gemma. Ok, ora qui siamo alla fine del livello, però ancora non l'abbiamo finito tutto. Abbiamo infatti ancora un po' di cose da prendere. Ecco qua. Torniamo giù. Dobbiamo salire là sopra. Eccolo qua. Wow, stavo per cadere. Ok, ora qui siamo in un'altra parte del livello. C'è un altro gnorca apicoltore. Lì altri tre gnorca che credo che hanno un fucile in mano, però non lo so che tipo sono. Ok, ora qui ci sono un sacco di gnorca apicoltori e con il loro avvoltoio. Aia! Maledetto. Attenzione! Ciao! Mi piace troppo quando cadono. Quando cadono giù da un dirupo. Ok, ora c'è un drago qui. Liberiamolo. Ivor! Tu sei Spiro? Sei tu il draghetto di cui ho sentito tanto parlare? Fin da quando eri uno sbuffo di fumo sapevamo che... Sapevamo che... Oh, ma l'ho dimenticato. Ok. Sapevamo che... Puntini, puntini. Ok, finiamo questa sezione. Questo è l'ultimo gnorca apicoltore con gli ultimi avvoltoi, eccetera, eccetera. Gli avvoltoi è meglio colpirli sempre con la carica oppure con la fiamma. L'importante è che non si avvicinino troppo. Non dovete farli avvicinare troppo perché non si sa mai quando possono colpire o no. Quindi o vi caricate o quando sono troppo vicini li arrostite. O come diceva quel drago di prima, della scorsa volta, sono ottimi flambè con un pizzico di sale, ce ne facciamo un bel flambè e gnam. Ok. Ormai manca solamente da prendere gemme. Allora, non caricate mai questa cassa speciale, ma datele fuoco e allontanatevi subito. Perché se vi prende nell'esplosione vi ammazza. Quindi mi raccomando, non caricatela mai. E non statele mai vicino quando è accesa. Ok, ora voliamo lì. Qui. Eccolo qui. Ok. Ci sono vari scrigni. Più lo scrigno che ha bisogno della chiave. La ventola è caduta. Proprio giù in fondo. Ok, apriti. Perfetto. Mancano ancora 6 gemme. Eccole lì. Perfetto, abbiamo completato il primo livello. Ora andiamo nel secondo livello, uno dei miei preferiti, se non quello che mi piace di più. Ora lo vediamo. I soliti gnork. Ripristiniamo un po' le... Aia, dannazione a questo grandissimo maledettissimo. Fatemi ripristinare un attimo l'energia che... Ok, Sparks è tornato. Hanno paura questi, si vede. Ok, secondo livello. Cliff Town.
livello mi piace molto, anche per il paesaggio, mi piacciono la maggior parte dei paesaggi, non so perché, ma mi piacciono. Cavolo, abbiamo già 5 minuti, abbiamo perso. Ok, ci sono questi che non sono gnork, sono protetti con l'armatura, quindi dobbiamo caricarli. Ci sono posti segreti in questo livello. Poi ve li farò vedere. Quando ero piccolo ci ho messo un po' a finire questo livello. Incontriamo questo qui che vedete, o questa qui, non so chi è. Non so se sia un maschio o una femmina. È uno scagnozzo del boss di questo livello. Se soffiamo anche nel pentolone uscirà una gemma, quindi non dimenticatevi mai di soffiarci dentro. Energia. Questo nemico non è in grado di farmi male, però potrebbe farvi cadere giù da un dirupo, perché vi dà uno schiaffo, una spinta, e se siete dalla parte di un dirupo vi farà cadere. Ok, liberiamo il primo drago. Alvor. Ma come fanno i draghi a sconfiggere i nemici protetti dall'armatura? Ricordati, Spiro, le fiamme non danneggiano il metallo, ma se usi le corna ce la farai. Per l'ennesima volta ci dicono questa cosa. Ok, nelle vicinanze c'è un ladro. È qui. Eccolo. Lo prendo. Eccolo, l'ho preso. 5 uova. Ok. Grande. Wow, mi ha fatto spaventare. Ora questo lo faccio cadere giù. Ciao. Qui l'ennesimo illuso. Un bel tuffo. Vabbè, è atterrato sopra l'acqua, una cosa alquanto innaturale. Dai, che non abbiamo più tempo. Abbiamo ancora 2 minutini scarsi. Ora che okay, ora saliamo qui, dannazione. Saliamo qui sopra. Incontriamo vari di quelli là che ci buttano fuori, eccetera, eccetera. Credo che siano donne comunque. Perfetto. Questa cassa si rompe con qualcosa di esplosivo, tipo nella scorsa volta abbiamo visto che l'abbiamo rotta con un cannone, infatti è esplosivo, poi vi farò vedere. Ok, qui ce ne sono altri due. Wow, ecco, vi ho fatto vedere cosa ci fa. Ok, questo drago Enzo. Ehi, che cosa c'è oltre quel fiume? Perché non ti alzi in volo e vai a vedere? Va bene, alziamoci in volo e andiamo a vedere, però la prossima volta, perché ormai non c'è più tempo, quindi al Mago Umpa 3000 vice solamente la prossima. Ciao a tutti!